Ciao a tutti, se siete arrivati qui vuol dire che siete all'ultimo video della playlist Disequazioni di secondo grado. Dopo aver visto i singoli passaggi per ogni tipologia di esercizio, ora siete pronti per la sfida finale. Facciamo un mix di tutto quello che abbiamo visto nei video precedenti. Facciamo un vero e proprio ripasso, poi alla fine ricordatevi che avete la scheda di esercizi per potervi preparare prima di un compito. Facciamo un rapido ripasso di quello che abbiamo visto. Allora, le equazioni di secondo grado dove il delta era maggiore di 0 avevano due possibili disegni. Io andavo a indicare nella retta le due soluzioni e poi se la parabola era felice, cioè il coefficiente del termine x alla seconda era positivo, allora il grafico era questo. Se la parabola era triste perché il coefficiente era negativo, il grafico era questo. Poi in base al verso della disuguaglianza dovevamo prendere il più, che vi ricordo che è il piano superiore, o il meno, il piano inferiore. Delta uguale a 0. Il delta uguale a 0 vuol dire che ho un'unica soluzione nella retta e se la parabola è felice, allora il grafico è questo. Se la parabola è triste, il grafico è questo qua. Delta minore di 0, non ho soluzione, quindi la retta non tocca mai la parabola. Prima qua la toccava in due punti, qua la tocca in un punto, qua la tocca in zero punti. Quindi se la parabola è felice, allora devo disegnarla tutta sopra. Se la parabola è triste, perché A è negativo, devo disegnarla tutta sotto. Chiaramente abbiamo visto qui che se avevo il verso della disuguaglianza che era maggiore, qua maggiore vuol dire più e quindi la parabola sta tutta nel più, per cui la soluzione è per ogni. Se invece il verso era minore, chiaramente la parabola qua non c'è e quindi era non esiste. Allo stesso modo qua, se la disequazione aveva segno maggiore, qua sul maggiore non c'è niente. Quindi in questa situazione, cioè in questo grafico, se volevo le soluzioni col più, la risposta è non esiste. Mentre se volevo le soluzioni del meno, quindi se era minore la disequazione, mettevo per ogni. Ora che abbiamo fatto questo breve ripasso sui possibili grafici che ottengo, partiamo subito con un primo esercizio. Abbiamo una disequazione dove dobbiamo prima di tutto fare dei calcoli. Qui abbiamo un quadrato di binomio. Ormai i prodotti notevoli li conosciamo benissimo, quindi quadrato del primo, 4x alla seconda, più il quadrato del secondo, più il doppio prodotto, 2x per 1 per 2, 4x. Qua c'è il segno meno, quindi meno. Questo lo porto già al primo membro, così mi avvantaggio. Ricordatevi di cambiare di segno quando passate al primo membro. Ora sommiamo i monomi simili, meno 4, meno 3, meno 7, più 1, meno 6x. 1 più 1, 2. Siccome noto che i coefficienti sono tutti multipli di 2, per semplificare i calcoli successivi, divido tutto per 2. Bene, siamo arrivati alla disequazione da risolvere, quindi prima di tutto risolviamo l'equazione associata. È un'equazione di secondo grado, quindi uso la formula risolutiva, meno b, b è meno 3, quindi più 3, più o meno radice di b alla seconda, 9, meno 4ac, 4 per 2 per 1, 8. Tutto fratto, 2a a vale 2, quindi 4. Sotto radice ho 1, e quindi la radice di 1 è 1. Come sempre, una soluzione è con il più e una è con il meno, quindi 3 più 1, 4, fratto 4, 1. 3 meno 1, 2, fratto 4, si semplifica un mezzo. Ok, metodo della parabola, devo andare a disegnare questi due valori sulla retta. Ovviamente prima metto il più piccolo e poi metto il più grande. Andiamo a riprendere la nostra disequazione, il coefficiente di x alla seconda è 2, quindi la parabola è felice. Devo andare a prendere il maggiore, cioè il più. Il pezzo di parabola che sta nel piano del più è questo. Questi due rami in blu corrispondono a questo pezzettino di retta, quindi la soluzione è x minore di un mezzo, oppure, mettiamo la v, x maggiore di 1. Siccome c'era anche l'uguale, dobbiamo mettere l'uguale nella soluzione. E questo era il metodo della parabola. Col metodo del dice veniva la stessa cosa. Proviamo velocemente. Ok, disegno soltanto la retta con le due soluzioni che ho trovato. Dopodiché devo andare a vedere il coefficiente di x alla seconda e il verso. 4 e maggiore sono positivi, quindi il dice mi dice che sono concordi, quindi devo prendere i valori esterni.
interni e viene quindi la stessa soluzione. Passiamo a un altro esercizio. Abbiamo questa disequazione, prima di tutto facciamo l'MCM così da sbarazzarci dei denominatori. Tra 2 e 3 l'MCM è 6, 6 diviso 2, 3x. 6 diviso 3, 2, quindi devo moltiplicare tutto questo per 2. Lo facciamo già al volo perché ormai siamo diventati bravi, ma ricordatevi che qua c'è un meno. Il meno davanti alla frazione cambia segno non solo al primo ma a tutto, quindi viene meno 2x meno 4. Qua non c'è niente, quindi 6x alla seconda, 6 diviso 3, 2x. Mando via i denominatori, porto tutto al primo membro cambiando di segno, quindi questo viene meno 6x alla seconda. Oltre che portare tutto al primo membro, mi avvantaggio, quindi faccio anche le somme tra i monomi simili. Quindi 3 meno 2 fa x. Questo portato di qua fa meno 2, quindi 1 meno 2 fa meno x. Ok, siccome tutta la disequazione ha segno meno, io cambio tutti i segni e ricordatevi che in una disequazione dobbiamo cambiare anche il verso. Ora che abbiamo fatto tutti i calcoli, ci siamo, andiamo a risolvere l'equazione associata. Meno b, quindi meno 1. Radice di b alla seconda, 1. Meno 4ac, 6 per 4 per 4, 96. Tutto fratto 2a, a vale 6, quindi 12. Mi rendo subito conto che sotto radice ho un numero negativo e quindi questa equazione non ha soluzioni. Andiamo a fare il disegno della parabola. Questa volta nella retta non disegno nessun numero perché non ho le due soluzioni come prima, quindi andiamo direttamente a vedere la parabola. Qui c'è 6 che è positivo e quindi la parabola è felice. Questa volta devo prendere il minore, quindi devo prendere tutto il pezzo di parabola che sta nel piano del meno. Però come potete vedere qua non c'è nulla e quindi la disequazione non ha soluzioni. E in matematica lo scriviamo così: non esiste x appartenente a r. Ovviamente se qui c'era maggiore o anche maggiore o uguale, sul piano del più avevamo tutta la parabola e quindi la soluzione sarebbe stata per ogni x appartenente a r. Ora passo la palla a te. Dopo aver visto attentamente come si svolgono gli esercizi, mettiti alla prova. Allenati e scoprirai che bastano pochi minuti per raggiungere risultati sorprendenti. È tutto chiaro? Se sì, io sono contentissima per te, anche perché hai visto che bastano pochi minuti per capire bene come si svolgono tutti i tipi di esercizi. Se invece c'è ancora qualcosa che non è chiaro, ricordati che questo video lo puoi vedere tutte le volte che vuoi. Puoi mandare indietro, mettere pausa e rivedere attentamente tutti i passaggi per diventare anche tu il numero uno in matematica. Perché? Perché se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.